Mister, un'eliminazione, insomma, che brucia un po', soprattutto perché questi tiri dal dischetto, insomma, non sono stati proprio perfetti, a dire del fatto che non sono andati a segno, insomma, potevano essere calciati un po' meglio, che dici? Ma io non ho mai passato un turno, ho perso pure un Viareggio 2 anni fa ai calci di rigore, quindi proseguo nel mio cammino negativo sotto questo profilo. No, rammarico è grande perché abbiamo avuto un rigore al 90° per chiudere ai tempi regolamentari. Insomma, pazienza, dispiace perché l'occasione era ghiotta, perché il calcio agli 11 metri è un'occasione ghiotta. Su una partita equilibrata dove avremmo potuto fare gol noi, avrebbero potuto fare gol pure loro. Ripeto, è capitato quello grosso, alla fine ci spiace doppiamente, anche perché avremmo voluto pure dedicare la vittoria al presidente scomparso in settimana, sarebbe stata una bella cosa, non ci è riuscita. Ecco, dai 90 minuti che indicazioni ha tratto Mister anche rispetto alla partita di andata? Ha visto qualche progresso? Poi la squadra ancora deve migliorare molto in tutti i settori del campo. Ecco, che indicazioni ha tratto dalla gara di stasera? Beh, abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto alla partita d'andata e quindi per forza di cose va oliato un po' tutto, però lo sapevamo, è meglio oliarlo passando i turni e vincendo le partite perché è più semplice, perché il morale è diverso, non succede niente, però uscire dalla Coppa ci dispiace perché è sempre una competizione importante, insomma, vincerla per chi la vince è bello, noi ci usciamo, ci spiace. Magari non amo parlare dei singoli, però una battuta sul reparto difensivo, diciamo così, gliela voglio far fare. Forse è lì che l'avevamo già detto, no? Serve un innesto di esperienza anche per guidarla questa linea di difesa. L'avevamo preso, come ho detto venerdì in conferenza, si è fatto male, quindi ora vediamo, insomma, con quelli che abbiamo più l'innesto di Borghini, se riusciamo a compensare l'assenza di Burzigotti, altrimenti vedremo se sarà il caso di operare sul mercato. È chiaro che ora le partite ufficiali sono finite da qua a chiusura del mercato, quindi non è neanche semplice fare delle valutazioni su dei calciatori in base alle partite amichevoli. Vediamo da qua al 25 agosto se chiuderà il 25 agosto come muoverci. Ci vuole spiegare bene quella frase, non voglio fare come il Prato dell'anno scorso, no? Qualche tifoso si è allarmato perché insomma dice Mister ha già qualche dubbio, qualche timore e non è neanche cominciato il campionato. Ecco, magari le chiedo di spiegarlo bene il concetto, No, Mister. no, no, era solo riferito al fatto che comunque abbiamo una rosa giovane. La partita precedente contro la Lucchese ho schierato 7 under e 3 sono entrati. Oggi ne abbiamo schierati molti meno, però non sarà né una né l'altra, insomma ci sarà un equilibrio su vecchi e giovani, l'importante è che i tra virgolette i vecchi siano l'equilibrio giusto per la squadra, perché il paragone che ho fatto col Prato era solo riferito che, senza offesa per il Prato, logicamente che ha fatto una squadra costruita con molti under, quasi tutti, e poi alla fine, insomma, non so se vale la pena il discorso di utilizzare tanti under per prendere il minutaggio e poi rischiare di andare giù. Ecco, era solo riferito a quello, ma niente di più, niente di meno. Non sono preoccupato né più né meno per quello che concerne il periodo storico in cui siamo. Siamo al 12 di agosto, abbiamo tantissimo da lavorare. Non è neanche corretto vendere fumo alla gente, quindi oggi abbiamo giocato contro una squadra che, dati la mano, ha fatto come noi. Vedremo anche gli organici delle altre formazioni, in base anche ai giorni che faranno, come saranno, e vedremo che tipo di campionato potremo fare, però dobbiamo lavorare parecchio. Mister, a proposito ha cambiato 6 interpreti su 11, anche play bass e tre quarti che ormai sono diventati fra le domande più tipiche che le facciamo, non li abbiamo visto molto, è dovuto anche al terreno di gioco, agli avversari. No, secondo me Bruschi ha fatto un'ottima partita, ha fatto quello che doveva fare, è stato pure vivace, mi è piaciuto come mi era piaciuto Checchi nella partita d'andata. È chiaro che giocare contro squadre che si difendono compatte e basse come hanno fatto loro, bassi nemmeno tanto perché oggi sono venuti a prenderci anche all'altezza giusta, non è mica semplice trovare buchi, siamo tutti in mezzo al campo, quindi alle volte è opportuno defilarsi, ma lo hanno fatto nel tempo che lo dovevano fare, poi è chiaro che va affinato tutto. Nessuno dice o ha detto o ha promesso che saremo una squadra che garantirà uno spettacolo eccelso, dobbiamo tentare di lavorare, di far fatica, perché questo è un campionato dove bisogna far fatica. Siccome siamo tanto giovani, dobbiamo pure tenere un profilo basso e per le qualità che abbiamo e perché per ragazzi che si apprestano a fare un primo campionato professionistico è sempre delicato.
Comunque l'amarezza maggiore per questo match ball a 2 minuti dalla fine, per lì si poteva chiudere il match. Sì, ripeto, è stata una partita dove avrebbero potuto fare gol tutte e due le squadre, ma alla fine poteva essere, come spesso succede, risolta da un episodio, come lo è stato durante il corso della gara, perché alla fine loro l'hanno sbloccata su un calcio di rigore, noi abbiamo pareggiato su un calcio di punizione, l'avremmo eventualmente vinta su un calcio di rigore, quindi un campionato che vive su questi equilibri qua, lo sapevamo già, e andiamo avanti a lavorare. Allora, un'eliminazione ai rigori quanto brucia perderla così, anche perché c'era stato un altro rigore a 3 minuti dal 90esimo che poteva veramente decidere la qualificazione. Ma dispiace, sicuramente dispiace per non passare il turno, però insomma i rigori ci sta, si sbagliano. Quindi dispiace, però è così, il calcio è così. All'andata non hai giocato, hai giocato oggi, nel complesso dei 180 minuti, insomma c'è un po' di rammarico, l'Arezzo forse ha fatto qualcosa in più rispetto alla Lucchese. Sì, forse sicuramente ha fatto qualcosa in più, però il calcio è questo, ripeto, dispiace per non essere passati, però noi dobbiamo pensare soltanto a lavorare, cercare di migliorare sotto tutti i punti di vista e nulla. Come ho detto l'altra volta, i frutti ci vuole tempo, ci vuole mesi, quindi noi dobbiamo continuare. Poi dispiace sicuramente per il risultato, però il calcio è questo. Ecco, quanto c'è da lavorare secondo te? C'è da tanto, sicuramente siamo all'inizio, cioè è passato un mese, sicuramente c'è da lavorare, ma lo stiamo facendo, è che ci vuole tempo per vedere i risultati, è così da sempre. Oggi 4-3-1-2 hai giocato da mezzala, mi dici anche da un punto di vista personale, insomma come ti sei trovato con questo modulo e se hai visto dei progressi rispetto al match di andata per la squadra? Io personalmente mi sono trovato bene, ho sempre giocato a mezzala, i ruoli centrampo li posso fare tutti. La squadra magari oggi ha permesso qualcosa in più, diciamo all'andata avevamo permesso un po' meno, però è normale, ci sono anche gli avversari.